Bentornati ad un nuovo video di novità letterarie. Siamo appena entrati nel mese di febbraio, ricco di interessanti nuove uscite. Vediamole insieme. Io sono Francesco e questa è la Lin. Prima di cominciare vi ricordo che trovate tutti i libri di cui vi parliamo oggi sul nostro sito ad un prezzo scontato. Potrete scegliere di farveli spedire, potrete ritirarli in libreria oppure potete farveli consegnare a casa gratuitamente per la città di Monza. Inoltre vi ricordo di seguire il nostro canale in modo da non perdere i nuovi video una volta pubblicati. Cliccate quindi sul nostro logo che appare qui in alto per iscrivervi. Siamo pronti? Sigla! Partiamo con Il castello di ghiaccio di Vesas Targey, edito da Iperborea. I bambini, gli adolescenti, i marginali che Vesa sceglie come suoi protagonisti sono forse troppo sensibili per adattarsi al mondo, ma hanno il dono di vedere l'essenziale, di ascoltare le voci dell'acqua e del vento, di lasciarsi incantare dalla bellezza della natura, fino a varcare il confine tra la vita e la morte per perdersi nel suo grande abbraccio. Da uno dei maggiori scrittori scandinavi del Novecento, un romanzo che si cala nelle inquietudini e nelle fragilità più insondabili dell'adolescenza attraverso una storia di amicizia e smarrimento che ha l'atmosfera sospesa dei sogni. Sur ci presenta Questo mondo non ci appartiene di García Freire e Natalia. Lirico e visionario, questo libro è un'indagine sul fragile confine tra il bene e il male, il sacro e il profano, la lucidità e la follia. Un romanzo che dimostra una grande maturità e non ha paura di rischiare. Cos'altro si può chiedere ad un esordio? Per la collana La Memoria dell'editore Sellerio arriva I colpevoli sono matti, 4 indagini a Macari di Gaetano Savatteri. Investigazione dopo investigazione, Saverio, Peppe e Suleima, con passo farsesco, risalgono il filo di 4 casi precedentemente usciti nelle antologie a tema e che in questo libro si leggono quasi come un unico romanzo in cui si ride senza sosta, ci si commuove e, sempre sotto il velo comico, va in scena mascherata la miseria umana. Arriviamo alla nave di Teseo con Dell'anima non mi importa, scritto da Giorgio Montefoschi. Un romanzo sulla forza del corpo e del desiderio in cui la scrittura attenta e precisa di Giorgio porta il lettore fin dentro la vita, le gioie, i dubbi e le difficoltà di una famiglia come tante, racchiusa in una normalità borghese che nasconde molte più sfaccettature e oscurità di quelle che appaiono all'esterno. Attesissimo il ritorno in libreria di Isabel Allende. Violeta racconta in queste pagine la sua storia a Camilo, in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo sfondo delle sue alterne fortune, un paese di cui solo col tempo Violeta imparerà a decifrare gli sconvolgimenti politici e sociali. Ed è anche grazie a questa sua consapevolezza che avviene la sua trasformazione con l'impegno nella lotta per i diritti delle donne. K per una critica del presente, edito da Marsilio e scritto da Marcello Veneziani, è un excursus ragionato tra le follie odierne e i tabù vigenti, un serrato esercizio di critica per vivere il presente e non subirlo, con il proposito finale di tentare un nuovo assalto al cielo per liberarlo dalla K. Rizzo Sergio scrive per Solferino Potere assoluto, i 100 magistrati che comandano l'Italia. In questa inchiesta l'autore, già coautore con Gian Antonio Stella del libro inchiesta La Casta, svela le storie, protagonisti, i conflitti di interesse e i retroscene inediti della categoria più nascosta e potente del paese. Passiamo adesso a Solferino. Vittorino Andreoli ha scritto Storia del dolore. L'autore affronta questo particolare sentimento al di là di ogni reticenza, facendone il protagonista di questo libro che incrocia le vite di uomini e donne, le sfide e i destini paralleli di giovani e vecchi. Il dolore è narrato attraverso storie che illustrano e spiegano il mondo quotidiano, dalle conseguenze della pandemia alla tragedia delle migrazioni, dal rapporto tra generazioni alla condizione della vecchiaia e all'emarginazione del mondo contadino. Un itinerario alla scoperta della parte più vera e nascosta della nostra mente. Parliamo ora di Milioni, edito da Blackie Edizioni. Santiago Lorenzo ha scritto un altro emozionante ritratto di un uomo ai margini.
una tragicommedia che diventa manuale di sopravvivenza, ma anche parabola sulla tirannia del denaro e sulla ricerca di identità. Per Neri Pozza arriva Questione di morte e di vita, scritto da Irvin Yalom. In Fissando il sole, Irvin ci ha mostrato come l'idea della morte, anziché condurre ad una vita priva di scopo, possa essere un'esperienza di risveglio capace di rendere questa vita più piena. In Una questione di morte e di vita, il dolore per la scomparsa della persona amata è straziante e per chi è destinato a sopravvivere, ma la sua accettazione è possibile perché in un istante del tempo prezioso che rimane è dato prendersi cura dell'altro e di se stessi con la forza delle parole, dell'amore e del pensiero, la stessa che alimenta ogni pagina di questo memorabile libro, un'ode all'amore di una vita intera. Passiamo a Ma cos'è questo nulla? Le indagini di Norberto Melis, scritto da Hans Tuzzi e pubblicato da Bellati Bolinghieri. Questa è l'ultima indagine che chiude la fortunata serie di Norberto Melis. Il commissario si troverà ad indagare per la prima volta senza l'autorità di un ruolo ufficiale. Affronterà un delicato cold case dai profondi e pericolosi risvolti politici. Saranno in tanti ad essere infastiditi o peggio allarmati dalla sua sorda tenacia. Arriva in libreria anche Le 12 vite di Alfred Hitchcock, scritto da Edward White per Il Saggiatore. Le 12 vite di Alfred Hitchcock è la biografia di noi stessi, l'affresco del Novecento attraverso un suo simbolo pieno di misteri, colpi di scena, zone d'ombre e momenti di suspense. Riconosciamo in questo mosaico i lineamenti sfuggenti del mito, il suo volto che ci osserva sornione. Ovviamente di attualità si parla nel nuovo libro di Laura Capon e Gianluca Costantini, che per Feltrinelli Comics ci presentano Patrick Zaki, una storia egiziana. Laura, da anni attenta cronista delle vicende egiziane, ha trovato in Gianluca il disegnatore dell'immagine più diffusa di Patrick Zaki e il coautore perfetto per un'opera di graphic journalism realizzata in tempo reale, ricca di interviste e approfondimenti destinata a far discutere e riflettere. Passiamo a Sonzogno Editore, che pubblica Arianna. Con uno stile vibrante e ipnotico, Jennifer Saint reinventa con originalità la storia famosa del Minotauro, della fuga di Teseo, dell'incontro di Dionisio, degli amori tormentati di Fedra e Arianna, dando vita a un'eroina indimenticabile e sfaccettata che saprà commuovere e incantare i lettori e le lettrici di oggi. Tutti i libri appena visti sono già stati pubblicati e sono acquistabili in libreria o sul nostro sito. Da ultimo vediamo invece un'uscita per la prossima settimana. La Lupa Nera, scritto da Juan Gomez Jurado e pubblicato da Fazzi nella collana Dark Side. Dopo Regina Rossa, che ha incoronato Antonia Scott come la nuova protagonista assoluta del thriller spagnolo, arriva il secondo volume della trilogia. Dai paesaggi assolati della Andalusia fino agli scenari innevati della Sierra, Antonia, sempre alle prese con i suoi demoni, dovrà affrontare una terribile nemica. Nel frattempo, il signor White e Sandra Fajardo non si sono certo dimenticati di lei. Anche per questo appuntamento è tutto, mi rimane solo il tempo di ricordarvi i nostri canali social quali Facebook, Instagram e YouTube e il nostro ovviamente sito web lin.it. Non dimenticate di seguirci per non perdere altre interessanti novità. Buona settimana, alla prossima!